tutti e benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto vi volevo ringraziare perché mi hanno sbloccato, diciamo, la possibilità di fare post anche su YouTube, e questa è una cosa comodissima perché molti di voi non mi seguono sui social e io non avevo come comunicare le cose. E poi mi sono accorta, cioè, voi dite, dopo tutti questi anni te ne accorgi? Sì, sì, sono sempre l'ultima a sapere le cose. Mi sono accorta che i link che vi ho messo dei miei social li potete vedere solo tramite desktop, come l'ho detto. Comunque, tramite mobile, che praticamente la maggior parte di noi su YouTube ci va tramite mobile, questi link non spuntano. Quindi ho deciso che sotto i miei video, nella descrizione, metterò i link se vi va, così potete anche seguirmi. E bene o male io nei social riesco un po' a informarvi, c'è il gruppo, c'è la pagina, c'è Instagram. C'è di tutto e di più, fate voi quello che vi piace di più. Comunque, adesso forse è meglio che inizio il mio tour. Allora, questo è il mio famoso armadio che voi vedete sempre come sfondo. Il cameraman fa niente se questo è così. Ok, forse è meglio così. Allora, questo è il mio armadio aperto. Questa parte in realtà l'ho sistemata assieme a voi. Perché volevo farvi vedere questa tecnica che uso della nomination con i codini, eccetera, eccetera. Quindi l'ho sistemata con voi, mentre questo l'ho fatto da sola. E adesso vi faccio vedere un po' questa parte. Per quanto riguarda questa parte, la cosa della nomination, diciamo che la utilizzo, però direttamente sposto le cose da questi ripiani a questo cassettone. Praticamente questo è il cassettone delle cose che uso per casa. Barra per buttare la spazzatura, per portare il cane, per fare la spesa, cioè cose in cui non mi interessa essere vestita bene. Infatti tengo tutto ammucchiato perché non mi interessa neanche scegliere cosa mettere in maniera così precisa. E invece qui io preferisco avere le cose abbastanza a vista in modo tale che riesco a capire cosa voglio mettere. Tra l'altro è molto vuoto perché tra le cose che ho dato via, vi metto magari una foto da qualche parte per farvi vedere quante cose ho praticamente fatto sloggiare, e tra le cose che ho lasciato a Latina, le cose che ho lasciato a Pizzo, praticamente qua mi sono rimaste due cose contate. Comunque io praticamente divido queste zone in pantalone barra gonna. Tutto su questo primo scaffale e maglioncine, lo so, io non so parlare nei video. Maglioncini, bluse, magliette, eccetera, eccetera, che non appendo, le metto nello scaffale di sotto. Allora, io vi faccio vedere, per prima cosa parto da qui, dove ci tengo i jeans. Inizialmente, quando avevo tanti jeans che ancora non avevo spostato le cose ad Aprilia, avevo praticamente più zone. Invece adesso ho semplicemente fatto la zona dei jeans che mi piacciono meno e la zona dei jeans barra pantaloni che mi piacciono di più. Inizialmente dividevo i pantaloni che mi piacciono di più in pantaloni colorati e jeans, diciamo, classici, normali. Nei colorati ci mettiamo anche ad esempio quello nero, per dire. Adesso sono pochi, quindi farli, cioè dividerli, mi sembrava veramente una cavolata. Però voi ovviamente dividete in base al tipo di jeans che avete. Ad esempio, se usate jeans magari più stretti e jeans a zampa, potete fare la zona di quelli a zampa e la zona di quelli stretti, così quando poi dovete vestirvi sapete già dove cercare. Quindi in base a quello che avete voi. Poi qua c'ho tutti i leggings, quindi non jeggings, i jeggings li metto pure qui. Invece i leggings li metto tutti da questa zona, cioè da questa zona, in questa fila. Qui invece ci tengo le poche tute che ho, compreso di maglie che uso per le tute, quindi ho sia i pantaloni che le maglie da tuta. Qui praticamente mi era rimasto uno spazio vuoto perché appunto ho buttato tutto e quindi non avevo più niente da mettere, ci ho messo una cosa a muzzo proprio. Poi qui ci ho messo gonne in generale, gonne, che prima stavano praticamente tutte una sopra l'altra, cioè non le avevo divise perché appunto qui era molto più pieno. Ma comunque ha i suoi vantaggi avere pochi vestiti, io vi invito a buttare via tutto. Allora, andiamo nella parte giù. Allora, qui ci ho messo tutti i miei maglioncini scuri, quindi
quindi blu e nero. Qui quelli più chiari, ho fatto grigio, questo beigeolino e bianco. Poi qui i rossi, capite che i rossi e i rosa mi piacciono davvero poco. E quindi tutti così. E qua invece le cosine un po' più leggere, diciamo li ho divisi in cromie. In realtà questi li posso usare anche da soli, invece questi sono per lo più da usare magari come sottogiacca. E lì è rimasto uno spazio vuoto e ci ho messo quella che prima la appendevo. E niente, quindi questo è più o meno tutto quello che mi è rimasto qui a Palermo. E sto facendo questo video subito prima di fare la valigia, quindi praticamente ho detto o lo faccio ora il tour oppure la prossima volta direttamente vi faccio vedere qua le ragnatele, non c'è più niente. E niente, vi ho fatto vedere perfino il cassetto delle robe di casa. Di lì c'ho solo pigiami, quindi vabbè, vi assicuro io. Tra l'altro non so nemmeno come l'ho chiuso. E niente, davvero io vi consiglio di non tenere le cose che non utilizzate, perché prima facevo l'errore che ad esempio, che so, questo maglioncino l'ho usato quando sono andata in questo posto, è un ricordo, no, non lo posso buttare, lo tengo. Quest'altro maglioncino era il mio preferito, no, ci sono affezionata, non lo butto. E in pratica mi ritrovavo che qui c'era tipo la giungla e quando andavo a fare shopping poi arrivavo a casa e dicevo ok, dove le metto le cose? E tra l'altro voi direte più cose ho, più quando devo uscire so cosa mettere. In realtà no, è tutto il contrario, più roba hai, più quando devi uscire non sai che cosa mettere. E quindi niente, volevo fare questo invito. E niente, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con un bel like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi saluto e il prossimo video lo faccio da Aprilia e vi faccio vedere di nuovo bijou. Ciao a tutti!